siamo con due atleti di judo della nazionale italiana della federazione FISPIC o FISPIC. 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 È una giornata di inaugurazione e di divertimento, soprattutto con tanti giovani. Tanti giovani e devo dire tanti ragazzi che sono stati disposti a provare, alcuni anche molto giovani, bambini che sono venuti a provare per la prima volta l'esperienza direttamente sul tatami con noi, e ragazzi molto, come posso dire, volenterosi. Abbiamo cercato di fargli capire la realtà, che il judo è uno sport estremamente attivo e impegnativo. E hanno risposto bene all'appello, si sono dimostrati molto entusiasti, divertiti, e questo è un segno positivo. Ci puoi descrivere una giornata tipo di incontri, ma soprattutto le emozioni che provi? Le emozioni che provi, ognuno gestisce l'ansia a suo modo, perché l'ansia comincia dal giorno prima, quando c'è il taglio del peso. Tu in fila con tutti gli altri atleti di centinaia di nazioni diverse, e tra quelli tu sai che c'è uno dei tuoi avversari. Poi c'è la notte tante volte è insonne perché stai con la tensione. Il trucco, almeno per me, è arrivare la mattina dopo, sgombrare completamente la mente, diventare apatico, diventare una specie di macchina, non provare emozioni, salire sul tatami lucido di cervello, scattante fisicamente e pronto a rispondere a tutto ciò che ti può capitare, perché mai troverai lo stesso avversario sempre nella stessa gara al primo incontro, e il primo incontro è quello determinante da vincere, perché vincendo il primo incontro vai avanti un turno e diciamo che acquisti sicurezza. E passiamo al secondo, al compagno. E quando nasce, soprattutto quando è nata l'idea di fare judo? L'idea di fare judo personalmente mi è sempre, diciamo, stata in testa fin da quando ero piccolo, anche se da ipovedente prima avevo cominciato facendo karate. Poi pian piano crescendo ho capito che il contatto fisico per me era molto importante, soprattutto quando sono diventato del tutto non vedente, e allora lì ho detto direi che è decisamente ora di approcciarsi al judo. Tra in realtà anche molta mia partecipazione, soprattutto anche i miei, mi hanno subito supportato, perché anche loro piaceva come arte marziale. E quindi nulla, appena ho potuto, tra i vari impegni che seguo e che faccio, mi sono subito dato al judo, perché comunque la sensazione è bellissima, e rispetto a molti altri sport, nonostante ci sia agonismo, competizione in palestra con i compagni di palestra, ma anche con gli avversari sul tatami, non si è appunto avversari, ma si è soltanto compagni prima di allenamento e poi anche di gara, perché nel judo la cosa importante è crescere sempre insieme. E Nando, prima cosa, quando hai vinto la prima gara importante comunque di un torneo, che hai fatto? Quando ho vinto la prima gara importante di un torneo, diciamo che stavo sul podio, ho detto oddio, ma ci sono davvero? Cioè, sono davvero qua su, ce l'ho fatta, perché come diceva appunto prima Valerio, l'importante è stare a mente vuota, a mente sgombra, e quindi poi quando riacquisti, diciamo, la lucidità, quindi quando ricominci a pensare, ricominci a lasciare che le emozioni ti assalgano dopo l'incontro, vieni bombardato da tutte le sensazioni che hai provato sul tatami, che in quel momento dovevi cercare di tenere fuori dalla testa, e quindi provi soprattutto una gioia, molta soddisfazione per il risultato che hai raggiunto, e in realtà ti sprona a fare sempre meglio, perché poi, così come il primo incontro riesci a vincerlo, ti carica ancora di più perché ti motiva a vincere, così quando ne vinci un torneo dici ok, ne voglio di più, non mi voglio fermare qua sicuro. E soprattutto bisogna dire ai ragazzi che lo sport è un modo per divertirsi, ma soprattutto per fare movimento e stare tanto insieme alla gente. Cioè, la disabilità non è un punto fermo, è un punto di partenza per stare insieme comunque agli altri amici. Assolutamente sì, cioè noi appunto entrambi ci alleniamo anche con ragazzi normodotati, cioè prevalentemente anche con loro, quindi mostriamo in primis ai normodotati e poi anche agli altri ragazzi con disabilità visiva, che possono partecipare tranquillamente, perché non è assolutamente uno sport che esclude, ma che include tutti quanti con le varie problematiche. Tant'è che appunto, come ha detto Valerio, anche oggi i ragazzini, i bambini si sono affidati a noi,
che li facevamo volare, loro all'inizio erano un pochino spaventati, però poi si sono fidati noi e quindi hanno capito che la filosofia del judo è una filosofia, diciamo appunto, che di crescita personale. È un messaggio che vorremmo dire a questi genitori, perché un messaggio deve essere più ai genitori, ancora siamo lì a litigare con i genitori. Fai tu? Vai. Da parte mia, io nella mia palestra collaboro molto spesso con il mio maestro e ho a che fare con bambini che vanno dai 4 anni circa ai 10 anni. Abbiamo anche dei bambini di 3 anni e a farli avvicinare al judo non è facile, perché loro non percepiscono il judo come una disciplina, ma ovviamente devi insegnargli il gioco, perché per loro è un gioco, è uno svago. Il genitore, io capisco che possa essere timoroso, nel senso che è comunque sempre un'arte marziale, posso capire la sua titubanza in un certo senso a portare un bambino di 3 anni, 4 anni, piccolino, a praticare una disciplina marziale, però è il momento di cambiare, è il momento di smetterla. I genitori devono uscire dall'ottica, tanto questo vale anche per i normodotati, attenzione, non solo con ragazzi che hanno disabilità visive, ipovedenti e non vedenti. I genitori devono uscire dall'ottica di mettere i propri figli sotto una campana di vetro. Non gli fate del bene, perché i vostri figli hanno bisogno di crescere e un giorno dovranno abbandonarvi, lasciare il nido e volare altrove per il conto suo, e il judo ti insegna a fare anche proprio questo, perché tu finché sei in palestra puoi dipendere dai consigli del maestro, quando stai sul tatami che vai a fare la tua gara, il maestro è fuori che ti supporta, ma nel quadrato di combattimento ci sei tu, l'avversario e l'arbitro, fine. Quindi io, se posso dare un consiglio ai genitori, i primi che dovete cambiare e annullare, azzerare le vostre paure siete voi, perché non serve a niente iperproteggere i vostri figli, li fate solo del male. E soprattutto, esatto, come sport il judo ti insegna tanto nella vita, oltre che appunto a farti muovere e tenerti attivo, come ha detto anche Valerio, cioè i valori che ti trasmette sul tatami, anche semplicemente insegnarti a cadere e rialzarti, è quello che poi in realtà i genitori dovrebbero insegnare ai figli, senza tenerli troppo stretti a sé, perché chiaramente è giusto che ognuno ad una certa si faccia la propria vita.